Finale del campionato di seconda categoria, girone C, si affrontano Orvieto e Nuova Gualdo Bastardo. Chi vince va in prima categoria. Match dunque di un'importanza colossale per entrambe le squadre. Si può dunque iniziare con l'Orvieto, che nel primo tempo è la squadra che si rende più volte pericolosa dalle parti di Martinangeli. Qui viene impegnato con un cross nulla di fatto, però attacca anche la Nuova Gualdo Bastardo dalla destra, cross sul primo palo, allontana la difesa dell'Orvieto. Nella prima fase le squadre si studiano, poi piano piano cominciano a crearsi spazi nelle difese. Ci prova l'Orvieto con un cross sul secondo palo, il tiro al volo che termina sul fondo da parte di Del Turco. Attacca ancora l'Orvieto, altro cross dalla destra, questa volta di Ardizio, pallone che viene allontanato dalla difesa della Nuova Gualdo Bastardo. Non si sblocca il match inizialmente, ci provano anche gli ospiti con un colpo di testa debole, però bloccato da Dominici. Poi attacca sempre l'Orvieto, cross dalla destra troppo lungo per tutti, con Costanzo, pallone dunque sul fondo, attacca anche la Nuova Gualdo Bastardo, calcio d'angolo, il cross sul secondo palo, colpo di testa alto, poi ci prova ancora l'Orvieto con Costanzo, grande giocata, entra in area di rigore, prova la conclusione e trova il vantaggio. 1-0, non perfetto l'intervento di Martinangeli, Orvieto dunque avanti con il numero 9. Nuova Gualdo Bastardo non ci sta, prova a reagire, calcio di punizione, calciato da Giardini, bloccato però senza problemi da Dominici. Ci provano ancora, poi un'altra chance, l'imbucata chiusa però in corner dalla difesa dell'Orvieto, che dopo aver trovato il vantaggio cerca anche il raddoppio. Qui imbucata in area di rigore, c'è un pericolo dalle parti di Martinangeli che gli sfugge il pallone ma poi lo ritrova. Altra buona chance per l'Orvieto, comincia anche a incattivirsi un po' la partita, va in porta qui su calcio di punizione, attento Martinangeli ad allontanare, poi calcio d'angolo in area di rigore, pallone allontanato da fuori, la conclusione al volo per il 2-0 da parte di Bartoli, il raddoppio dell'Orvieto già nel primo tempo, e poi deve compiere un miracolo Dominici per non permettere a Nuova Gualdo Bastardo di riaccorciare subito le distanze. Arriva anche un rosso diretto e dunque chiude anche in 10 uomini l'Orvieto per un'espulsione. Nella ripresa Nuova Gualdo Bastardo prova a reagire, conclusione in porta, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco, allora deve continuare l'attacco da parte del Nuova Gualdo Bastardo per riaprirla, ma il fischio finale è festa per l'Orvieto che vince 2-0 e vola in prima categoria. È stata una partita difficile, si incontrarono le due difese migliori del campionato, e sapevamo della forza del Gualdo Bastardo, ma siamo stati bravissimi, siamo andati in vantaggio due volte, poi è stato espulso il nostro giocatore. Così abbiamo giocato tutta il restante della partita, uno in meno, ma i ragazzi sono stati splendidi e hanno portato a casa un risultato straordinario. Il secondo di questa stagione, abbiamo vinto questi playoff, abbiamo vinto la Coppa. Ringrazio la società, ringrazio tutto lo staff e i ragazzi che mi hanno supportato, e il prossimo anno il GFC farà la prima categoria con grande merito, come ci siamo meritati in tutto l'arco dell'anno. Grazie.